bravo. Farli spostare loro. Ragazzi, 5 passi indietro, grazie. Il ringraziamento va a Pacini, presidente della C Malisi, grazie a lui si è potuto fare tutto questo. Vuoi dirci due parole, grazie. Non è grazie a me. Scusi, delegata. Ho detto un frate di no. No, Bitti, ma grazie. Ma no, non sì. Non importa. Forse si fa stare la gente lontano. Grazie a tutti voi che avete partecipato manifestazione voluta prima di tutto dalla SEN, un'organizzazione a livello nazionale, e con il la nostra organizzazione e i campi ha permesso di fare questa grande manifestazione. È un augurio per il prossimo anno. Tenteremo di fare, vero? Vero Michele? Ti grazie mille veramente, e poi è un contributo, diciamo, finale del ricavato, sarà donato all'ospedale Mais. Volevo ringraziare, quindi poi passo la parola a Walter Bartolini, il nostro responsabile tecnico degli operatori, tutti gli arbitri e tutti gli operatori che in modo e a titolo gratuito hanno permesso, quindi hanno dato il loro contributo per questa organizzazione. C'è Gardenghi Antonio, Meucci, poi abbiamo Malato Roberto, Castagna Carmelo, abbiamo Gambino, chi c'era più? Ecco, giudici, Fani, tutti sono già andati via. Grazie mille, passo la parola a Buonasera a tutti, vi volevo fare anch'io un ringraziamento particolare. Gli arbitri sono stati ringraziati di già, nel bene o nel male sono nel nostro governo e piacevoli di questo sport, però oggi credo che siano stati tutti veramente molto bravi, anche perché, e ve lo posso garantire come voi, sono venuti qui a titolo assolutamente gratuito, perché hanno capito e hanno condiviso con noi lo spirito di questa manifestazione. Anche durante il campionato. Un ringraziamento enorme va alle squadre che con lo stesso spirito si sono avvicinate a questa cosa, e le ringraziamo per la correttezza, la sportività che hanno avuto in campo, e speriamo di vedere tra qualche anno questi bambini piccoli che oggi hanno anche loro fatto parte di questa grossa manifestazione al posto dei grandi a rigiocare, e magari ci saranno altri a sostituire loro. Un grazie veramente a tutti, soprattutto all'impianto che ci ha ospitato, alla giornata che ci ha voluto bene. Grazie veramente da parte dello SEN provinciale di Firenze e Prato. Ecco, allora, ora procederei a presentare i rappresentanti della Fondazione Meyer. Abbiamo la signora Caterina Castellani, la signora Alessandra Pellegrini e il signor Alberto Pellegrini. Vi passerei per due parole la parola alla signora Castellani. Buonasera a tutti, ringrazio i partecipanti a questa grande manifestazione sportiva in occasione della fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer, e spero che appunto possiate anche in seguito aiutare l'ospedale. Più sullo schienale. Caterina! Okay. Comunque ringrazio tutti va bene, brava. Segnare questa targa dell'ospedale Meyer e una pergamena di ringraziamento per tutti i partecipanti. Procediamo alla premiazione, quindi partiamo ovviamente con i bambini. Per bambini un buono. Allora, premia Gardenghi, la quarta squadra classificata dei bambini, di Grotti. Brava,
Bravi! La seconda squadra classificata, Leoncini! Prima squadra classificata, rappresentata da lei, signora Alberto. La squadra Scoiattoli. Passiamo al femminile. Scusate, mi fate soltanto un attimo, per favore. Desiderio Gogò è dovuto andare via per un'altra manifestazione. Quindi prima squadra classificata era il Desiderio Gogò. Seconda squadra classificata, calcio 5 femminile, FCF Venere Maliseti. E prima la signora Castellani dell'ospedale Meglio. Fashion non pass della sezione di Bolzano. Bravi! Isole Comprese della sezione di Prato. Lasciamo premiare il male che lo metto. La sesta squadra classificata, Chiesa Nuova della sezione di Prato. Quinta squadra classificata, De Monchi della sezione di Prato. Prego il nostro responsabile Bartolino Latte. Allora qui scusate, la quinta squadra classificata che gli giocatori. Seconda squadra classificata, sezione di Prato, Olmec. Thank you.
la correttezza e per l'educazione. All'anno prossimo, grazie. Come lo sta bene?